Buongiorno cari amici e buon giovedì 4 marzo 2021, quasi 10 minuti alle 11:30, come di consueto ogni giovedì mattina o pomeriggio, dipende dagli impegni. Diamo la recensione della puntata della notte scorsa di WWE NXT e uno sguardo anche al Festival di Sanremo 2021, seconda serata. È un lieve anche prosciuttino, diciamo così, su Milan Udine, sul mio punto di vista. Partiamo da NXT, dove ad aprire la puntata sono stati Oney Lorcan e Danny Burch, gli attuali campioni tag team di NXT, che dovevano affrontare Liam SK, vincitore della Dusty Cup, ma uno dei due membri degli ex Rascal Zadimbak si è infortunato ad una mano, quindi Lorcan e Burch hanno affrontato la notte scorsa Tommaso Ciampa e Timo di Thatcher in un non-title match e, seppur un po' favoriti dalla Imperium, hanno vinto appunto i campioni in questo non-title match, ribadisco, match non titolato. Però chissà se l'Imperium, quindi Bartel e Butcher, possono andare ad affrontare Oney Lorcan o Danny Burch, chissà se potremo vedere magari già settimana prossima l'Imperium contro Tommaso Ciampa e Timothy Thatcher, visto che sembra che ci sia una mini rivalità tra questi quattro contendenti. Poi c'è un confronto in attesa di quello che è stato poi il main event della serata tra Finn Balor e Roderick Strong. Intanto ci viene ricordato che tra 7 giorni ci sarà la sfida tanto attesa titolata tra ormai grande campione di NXT, Finn Balor contro Adam Cole, che però, cari amici, io dico sempre attenzione a quelli dell'Undisputed Era, che è vero che Adam Cole, diciamo, li ha traditi, però chissà se potrebbero allo stesso tempo aiutarlo tra 7 giorni a conquistare il massimo allure dello show giallo-nero. Poi Ember Moon con l'assistenza di Shotzi Blackheart ha battuto Aaliyah con l'assistenza di Robert Stone e Jessica Mea. Qui ovviamente tutto per quanto riguarda il risultato finale scaturito dalle distrazioni tra Shotzi Blackheart, James Storm, la Gamea, quindi Ember Moon che come dai non possiamo lamentarci, visto che magari quando era su a Raw e a SmackDown non aveva tanto spazio, magari rifilava solo per se stessa KO sconfitte, mentre tornando indietro ad NXT sta prendendo sempre più posizione. Chissà, magari se prima o poi non venga profilata come prima sfidante numero uno al massimo titolo femminile di NXT. Poi c'è stato, come vedete anche dall'immagine di video copertina, la sfida tra le campionesse di coppia femminile Nia Jax e Shayna Baszler, che hanno battuto Raquel Gonzalez e Dakota Kai in una sfida però che dai 1000 capovolgimenti di fronte, soprattutto come vi posso dire, il fattaccio che poi è accaduto prima del finale del match, che Raquel Gonzalez aveva colpito Nia Jax e purtroppo aveva anche colpito la direttrice di gara. Poi è comparso, chissà, prima Sal Tropicana Field, poi al Capitol Wrestling Center, Adam Pearce ha mandato un altro arbitro, 1, 2, 3, e Nia Jax e Shayna Baszler rimangono campionesse di coppia. Certo, diciamo che col cammino che hanno fatto la Dusty Cup, la Gonzalez e la Dakota, forse meritavano qualcosa in più, però la dirigenza ha deciso così. Sta di ovvio che penso sicuramente verrà confermato anche per il prossimo anno la Dusty Cup femminile. Il prossimo anno, quando
deciderà la federazione di riproporre la Dusty Cup, visto che sappiamo solitamente può avvenire magari due anni di fila, un anno sì, un anno no. Poi la Knight, che è ex Impact, Eli Drake, ecco, adesso mi è venuto il nome, ha tenuto un promo, diciamo, però ad un certo punto interrotto dall'entrata di Bronson Reed, pronto ad affrontare Cameron Grimes, anche lui Cameron Grimes, ex Impact Wrestling. È proprio come si dice, tra Impact, tra ex Impact Wrestling ci si aiuta, infatti la vittoria di Cameron Grimes è stata favorita anche da dall'intromissione dello stesso Lanette, che ha disturbato al paletto Bronson Reed e ha favorito la finisher di Cameron, che 1-2-3 si è portata a casa la vittoria. Nel main event, tutto bello naturale come si deve, Finn Balor ha battuto Roderick Strong, anche questo come il primo match della serata non titolato. È ovvio però che la puntata doveva finire presumibilmente con un incrocio, seppur a distanza, tra il campione Finn Balor e Adam Cole, che ripetiamo si affronteranno settimana prossima in uno showdown vero e proprio. Quindi a questo punto non capite come la decisione è stata presa di anticipare la sfida anziché farla a WrestleMania, e chissà. Ho detto attenzione all'undisputed era, ma soprattutto staremo a vedere cosa verrà deciso, se puntare a un takeover magari il giorno prima di WrestleMania, una settimana prima di WrestleMania, oppure a portare i match per il massimo titolo maschile e femminile di NXT a WrestleMania. Questo lo capiremo meglio con il passare delle settimane. Detto questo, diamo uno sguardo al Festival di Sanremo. Festival di Sanremo giunto alla sua seconda serata con ieri, e si sono esibiti gli altri 13 dei 26 campioni. Andiamo a dire come non citare la grandiosa, la potremmo dire una delle Hall of Famer della musica italiana e potremmo dire internazionale, Orietta Berti, prima a cantare tra i big con Quando ti sei innamorato, 11° voto attraverso i voti della giuria demoscopica, ma in classifica generale in posizione 22. Poi Bugo invece sì, 13° al posto, giuria 24° generale, Gaia Cuore Amaro 6° al posto, giuria 12° generale, Lo Stato Sociale Combat Pop 4° al posto, giuria 8° generale, La Rappresentante di Lista Amaro 8° al posto, giuria 14° generale, Malika Yan Ti piaci così, 3° posto, giuria 4° classifica generale, Ermal Meta, Un milione di cose da dirti, 1° posto, giuria, 1° posto anche generale, Extra Liscio featuring Davide Toffolo, Bianca Luce Nera, 9° posto, giuria 19° generale, Random Tom a te, 12° posto, giuria 23° generale, Fulminacci Santa Marinella 7° posto, giuria 13° generale, Will Peyote Mai dire mai la locura 5° posto, giuria 9° generale, Joe Van Amica 10° posto, giuria 21° generale, Irama La Genesi del tuo cuore 2° posto, giuria 3° di quella generale. Per quanto riguarda le nuove proposte, Wrong on You, Lezioni di voto, che è passato alla semifinale di venerdì, Greta Zuccoli, Ogni cosa dite, mi dispiace purtroppo, la bella Giovincella è stata eliminata, ma
Io non riesco a capire, ma perché si potevano fare in semifinale due giovinotte e due giovinotti, invece no, solo quattro giovinotte, non è giusto. L'altro a passare alla semifinale è Davide Sciorti con Regina, eliminate Dell'Aigo, Io sono Luca. Co-conduttrice insieme ad Amadeus Elodie, ospiti Zlatan Ibrahimovic in collegamento, Achille Lauro con Claudio Santamaria, Francesca Barra, Bam Bam Twist nel quadro Rock and Roll, Il Volo con Andrea Morricone, omaggio a Ennio Morricone, Gigi D'Alessio con Enzo, Don Ivan Granatino, Lele Blandi, Samurai Jai e Max D'Ambra, Guaglione, Cristiana Girelli, Laura Pausini con Io sì sin, Gigliola Cinguetti, Non ho l'età per amarti e Dio come ti amo, Fausto Leali, Mi manchi, Io amo, Marcella Bella, Senza un briciolo di testa, Montagne Verdi, Alex Schwarzer. Questa sera, terza serata, con ovviamente chi canterà saranno Aiello con Vegas, Jones, Gian, Rino Gaetano 78, Annalisa con Federico, Poggi Pollini, La musica è finita, Ornella Vanoni del 67, Arisa con Michele Bravi quando, Pino Daniel del 91, Bugo con I Pinguini Tattici Nucleari, Un'avventura, Lucio Battisti del 69, Cola Pesce di Martino, Povera Patria, Franco Battiato del 91, Coma, Cose con Alberto Radius e Mama Cassi, Il mio canto libero, Battisti 72, Ermal Meda con La Napoli, Mandolino, Orchestra, Caruso, Lucio Dalla dell'86, Extra Liscio featuring Davide Toffolo con Peter Pichler, Midli, Rosamunda, Gabriella Ferri, Fasma con Nesli, La Fine, Nesli 2009, Francesca Michelin e Fedez, Midli Dal Verde, Calcutta 2015, Le cose in comune, Daniele Silvestri 95, Francesco Renga con Casa di Lego, Una ragione in più, Ornella Vanoni a 69, Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci, Penso positivo, Giovanotti dal 94, Gaia con Luzan de Yakuza, Mi sono innamorato di te, Luigi Tengo 62, Gaemon con I Neri per Caso, Midli, Le ragazze, Donne, Acqua e Sapone, La canzone del sole, Joe Van con I cantanti di The Voice Senior, Gli anni 883, 1995, Rama Cirano, Francesco Guccini 96, Rappresentante di Lisa con Donatella Rettore, Splendido Splendente, Donatella Rettore 79, Lo Stato Sociale con Sergio Rubini, lavoratore dello spettacolo, Non è per sempre, After Hours 99, Madame Prisenco, vabbè, noi in San particolare, Adriano Celentano 72, Malika Ayane, Insieme a te non ci sto più, Caterina Casali 68, I Maneskin con Manuel Agnelli, Amando di CCCP, Fedeli alla linea 90, Max Gazzè e la Trifuo Perazina, Mystery Band con Daniele Silvestri e The Magical Mystery Band del Mondo, CSI 94, Noemi con Neffa, Prima di andare via, Neffa 2003, Orietta Berti con Le Deva, Io che amo solo te, Sergio Endrigo 62, Random con The Colors, Ragazzo Fortunato, Giovanotti 92, Willy Peyote con Samuele Bersani, Giudizi Universali, Samuele Bersani 97, poi Sguardo Finale sugli Ascolti di mercoledì 3 marzo, conduzione Amadeus, Fiorello,
Allora, 10 milioni, 1,1 di telespettatori e 41,2% di share nella prima parte della seconda serata del festival, ascolto medio 7 milioni, 6, 42,1%. Sono stati 10 milioni e 113 mila i telespettatori che ieri su Rai 1 hanno seguito la prima parte della seconda serata del Festival di Sanremo in piena emergenza Covid. Lo share è stato al 41,2% in calo rispetto allo scorso anno. La seconda parte ha registrato 3.966.000 spettatori e share del 45,7%, anche questi in calo. Lo scorso anno, infatti, la prima parte venne seguita da 12.841.000 telespettatori con share del 52,5%, mentre la seconda da 5.451.000 spettatori e share del 56,1%. Poi volevo concludere il video, come ho detto, con un accenno breve su Milan Udinese. Sapete che io sono tifoso milanista, beh, che dire, se finiva 1-0 per l'Udinese la vittoria era meritatissima per l'Udinese, anche perché voglio dire, non è possibile segnare quasi sempre sul rigore, ci dobbiamo dare una svegliata. E soprattutto poi non è corretto nei confronti anche dei tifosi. Con la Roma facciamo una grande partita, poi giochiamo in casa contro l'Udinese e facciamo una cagata, non è così che si fa. Già che io comunque mi sono fatto il segno della croce che lo scudetto, a meno di clamorosi inconvenienti, lo dovrebbe vincere l'Inter. Però scusate se è poco, mi voglio tenere secondo, massimo terzo posto. Quindi al vostro caro Nicola Dolucci e tutti, io vi ringrazio, vi do l'appuntamento ai pro. Alle prossime occasioni qui o su Facebook. Frecca, ciao!